A parlare oggi in Consiglio Comunale i rappresentanti delle associazioni, quindi non i cittadini presenti in Consiglio Comunale. Accanto a me il rappresentante di un'associazione, si chiama Cittadini Attivi di Mazara del Vallo, per Mazara del Vallo. Quindi quali sono state le istanze che avete portato oggi in Consiglio e se le risposte sono state adeguate? Noi abbiamo cercato di aprire all'amministrazione e dare tutta quella che la nostra disponibilità a collaborare con l'amministrazione, perché crediamo che la politica debba essere un confronto aperto fra cittadini e pubblica amministrazione. Abbiamo denunziato, abbiamo fatto delle domande molto precise al Consiglio Comunale e all'amministrazione, ma non abbiamo ancora ricevuto risposte a tutte quelle che sono le domande che abbiamo fatto. Pur avendo dato la disponibilità a mettere a disposizione le nostre competenze per quelle che ne abbiamo, comunque abbiamo il supporto di tecnici, di professionisti che potrebbero sicuramente in questa fase in cui il depuratore non funziona o funziona male e che ci ha provocato a noi che abitiamo nelle zone immediatamente vicine al depuratore disturbi dal punto di vista esistenziale, perché la puzza è stata incredibile per tutta l'estate, per cui abbiamo messo a disposizione tutte quelle che sono i tecnici che abbiamo interpellato, però abbiamo notato nuovamente opacità da parte dell'amministrazione, da parte dei tecnici che hanno parlato, e non ci hanno dato risposte adeguate a tutte le nostre istanze. Quello che è emerso oggi è che tra l'ARPA e i tecnici del comune è nata una diatriba di chi aveva ragione oppure no. Lei che idea si è fatta? Allora, io in base ai nostri studi fatti con dei tecnici, biologi, ingegneri, ribadisco a dirlo perché abbiamo studiato per essere qui presenti. Io penso che è diventato uno scaricabarile perché realmente non esistono nessuna autorizzazione fino all'11 di settembre e nessun depuratore funzionante. Ci troviamo in una situazione di un depuratore con mancanza di una vasca di ossidazione che è principale in una situazione di ambientale. E noi siamo qui, abbiamo proposto più di 11 domande a cui non abbiamo avuto nessuna risposta. Crediamo di non essere stupidi e nemmeno di essere qui solo per farci vedere. Io penso che bisogna essere più concreti. Come ha detto il rappresentante dell'ARPA, questi odori nauseabondi sono in certi casi mortali e non parliamo di distanze chilometriche, parliamo di distanze centinaia di metri. Le nostre case sono disposte a centinaia di metri. Avere tutti i giorni, dalla mattina alla sera, non stop, questi odori nauseabondi ed esalazioni hanno causato già dei problemi che sono già refettati al pronto soccorso. Io penso che noi siamo qui presenti per la tutela del cittadino e soprattutto siamo disposti a dare il nostro contributo all'amministrazione, ma con dei criteri giusti e veritieri, perché essere trattati o ottenere delle risposte solo così, tanto per farci contenti, noi non l'accettiamo da nessuna delle parti. Poi tengo a dire che avevamo presentato un'istanza per avere una relazione sui fanghi che è stata data dall'architetto Ditta, che parlava poco meno di questi fanghi. Abbiamo fatto una domanda questa sera in consiglio e non abbiamo ricevuto nessuna risposta, perché questi fanghi non si sa dove sono andati a finire, da marzo fino a giugno. Se mi correggi, non ricordo bene. Comunque l'autorizzazione dal Belice l'hanno ottenuta primi di ottobre, e penso che non sanno nemmeno loro che fine hanno fatto. Parlano di depuratore funzionante, il depuratore non è funzionante, forse, come si diceva in consiglio, sarebbe stato meglio non attivarlo così preventivamente, perché il mare è un depuratore abbastanza forte, non è un depuratore chiuso, assoluto, che può creare dei problemi.
Si è parlato in consiglio comunale di questi famosi nebulizzatori, 430 ugelli sono stati messi in funzione oggi, proprio in occasione del consiglio comunale aperto. Secondo lei questi nebulizzatori servono allo scopo oppure sono dei palliativi forse? È una soluzione palliativa, tant'è che stamattina, proprio stamattina, c'era una puzza incredibile vicino alle nostre case. È come spruzzare l'Aust, il famoso copriodore, dentro le nostre case quando c'è puzza. Si spruzza questo deodorante e così non si sente più la puzza. Però materialmente, se ci sono agenti patogeni, questo io non lo so, o agenti cancerogeni, questi non vanno via, si mangono. E questo fa male a tutti, non soltanto a chi sta vicino al depuratore, ma anche a tutta la cittadinanza di Mazara, perché la puzza, quando c'è, arriva anche a Tonnarella. Volevo precisare una cosa, perché in consiglio Tumbiolo ha detto che siamo qui per fare politica. Allora, noi abbiamo già detto all'inizio della nostra associazione, quando siamo nati, che siamo un'associazione apartitica, e voglio ribadirlo perché nasce proprio per proteggere il cittadino. Non è un'associazione che ha intenzione di essere politicamente schierata. Abbiamo noi intenzione di aiutare l'amministrazione, qualunque esso sia. Nessuno di noi aveva questa intenzione questa sera, e dopo aver ricevuto pure delle battute un po' pesanti, abbiamo deciso di alzarci dal consiglio e di non seguire più il consiglio. Perché purtroppo alcuni, pur abitando in zona ed essendo seduti in consiglio comunale, non hanno capito che non bisogna essere solo consiglieri, ma bisogna essere anche semplici cittadini e accettare la realtà dei fatti.